Buongiorno a tutti. Oggi vi parlo di un solo libro, un libro che mi ha colpito tantissimo, che sicuramente va nei libri preferiti letti quest'anno. Si tratta di un libro che vi ho fatto vedere nell'ultimo book haul e che vi avevo detto che ero molto curiosa di leggere, ed è Compulsion di Meyer Levin. Questo libro è un libro molto corposo, sia per mole, perché comunque sono circa 600 pagine, sia per temi, per problemi che pone, per interrogativi e questioni che si impone di analizzare e di sviscerare. Fino a dove ce la fa, perché comunque molte cose restano un mistero. Racconta la storia di questi due giovani che vedete in copertina. È una storia romanzata. Di una vicenda avvenuta realmente nel 1924 a Chicago. Questi due giovani sono gli autori di quello che è stato definito il delitto del secolo, un delitto appunto apparentemente senza cause, nel senso che si tratta di un delitto sperimentale, o almeno così lo spiegano gli autori del delitto stesso, quindi questi due ragazzi. Cosa vuol dire? Qua io lo so che tiro sempre in ballo Dostoevskij in tutti i miei video, però così è. Quando uno c'ha una fissa, c'ha una fissa. Se voi ricordate la vicenda di Delitto e Castigo, di cui si parla proprio all'inizio di questo libro, ricorderete che Raskolnikov aveva ucciso la vecchia usuraia non tanto per soldi, quanto per vedere se era un Napoleone, se era in grado di superare le leggi umane. Era un'anticipazione, diciamo, del tema del superomismo, che invece sarebbe esplosa proprio in questo periodo, nel periodo in cui si svolgono le vicende narrate in Compulsion. Questi due giovani, allo stesso modo, prendono esempio dalle teorie nicciane, del superuomo per mettersi alla prova e per vedere se veramente possono fare qualsiasi cosa, sono al di là del bene e del male. E al di là delle regole, delle leggi che governano la vita umana. Ovviamente non c'è una vera e propria risposta a questo interrogativo che è enorme, anzi, in Dostoevskij c'è una risposta. Qui non proprio. Ci sono anche degli altri punti di contatto con il romanzo di Dostoevskij. La cosa che me l'ha ricordato di più è stata un'osservazione di uno psicologo che poi prenderà parte al processo. Seguito a questo delitto, che racconta che uno dei due assassini ha una personalità scissa. Questo tema della scissione della personalità è un tema di Delitto e Castigo, tant'è che Raskolnikov, il protagonista, si chiama, cioè il suo nome, Raskolnikov, il suo cognome, vuol dire, deriva da una parola che indica la scissione. È lo scisso Raskolnikov, quello che sì, non è una persona cattiva, non diresti che è la malvagità in persona, però è capace di compiere determinate azioni. Allo stesso modo, qui c'è un delitto sperimentale ed è come se questi ragazzi uscissero da sé, fossero sì delle persone per bene, educate e poi in grado di compiere un delitto. Questa cosa mi ha colpito molto e mi ha colpito molto, tornando al discorso della scissione della personalità, anche tutto lo studio psicanalitico che c'è qui dietro. Io non sono una grande fan della psicanalisi in generale, però devo dire che questo era proprio il periodo in cui iniziava a nascere una disciplina che si occupava della psiche umana, e i primi appunto medici che riuscivano a tirar fuori qualcosa dal nostro groviglio psicologico. Qui è andata una mano per ricostruire le personalità dei personaggi, scusate la ripetizione. E in effetti vengono fuori due personalità molto complesse. Sono due personalità che sono sempre trattate insieme a livello giornalistico, a livello di cronaca, eccetera, però nel processo vengono fuori due personalità molto diverse. Questi due giovani non hanno compiuto lo stesso delitto. Non con lo stesso movente, non nello stesso modo, non con lo stesso spirito. E questo viene fuori piuttosto chiaramente durante la ricostruzione appunto della vicenda in sede processuale. La personalità che forse è più approfondita è quella di Judy. Questi due giovani nel romanzo si chiamano Artie e Jude.
arti è quello appunto di cui si parla a proposito della scissione della personalità. Jude invece è una personalità molto complessa, ambivalente, ambigua, e a tratti lui ha un cervello superiore a quello di Artie, ha un'intelligenza superiore alla sua, però in qualche modo continua a farsi coinvolgere. È una ricostruzione molto complessa, alla fine contemporanei, anche le persone che dovevano giudicarlo forse non l'hanno capito fino in fondo. Qui si dice che l'unica ad averlo capito subito è stata Ruth. Ruth è la ragazza, a fasi alterne, diciamo, della voce narrante di questo libro. Infatti questo libro è raccontato dal punto di vista di un giornalista. Un giornalista, Sid, che come suo primo incarico si trova quasi per caso a seguire le vicende legate all'omicidio e poi al processo dei due. È una voce molto interessante perché è esterna, ma non abbastanza, nel senso che conosce bene i protagonisti del libro, li conosce di persona. Ed è una voce che tenta sia di ricostruire le vicende, sia comunque di dare risalto all'aspetto giornalistico, cronachistico. Lui alla fine deve muoversi per scrivere degli articoli sensazionalistici, per avere la notizia bomba per primo. E quindi c'è un po' appunto, da un lato, la riflessione sul male che compie lui come persona. Dall'altro la sua corsa di giornalista per accaparrarsi le notizie. E il suo tentativo anche di capire, soprattutto quando entra in gioco anche Ruth, che è la ragazza di cui lui è innamorato, le cose si fanno anche più complicate, lui cerca di capire da dove venga questa attrazione di Ruth per una personalità omicida. E si chiede se lei avesse capito, magari prima degli altri, cosa aveva fatto Jude e perché l'aveva fatto. E c'è alla fine in questo libro anche un ritratto della classe borghese di inizio Novecento, di come vivevano, di cosa pensavano anche della sessualità, perché uno dei temi trattati dal romanzo è l'omosessualità. Questi due ragazzi non erano semplicemente amici, c'era qualcosa di più e l'opinione pubblica ha ricamato moltissimo su questo aspetto della loro relazione in relazione appunto all'omicidio e alle vicende del processo. Sono stati bollati come invertiti e già solo per questo il delitto sembrava ancora più crudele. Quindi tutta questa, e anche dal punto di vista psicanalitico, poi questo rapporto tra i due ha dei risvolti anche in sede processuale. Questo romanzo quindi racconta un po' un intero mondo, il mondo borghese, il mondo della psicanalisi nascente, il mondo anche del diritto, nel senso che si ha l'impressione che questo processo riscriva un po' delle regole, perché appunto con l'intervento degli psicologi anche le leggi vanno interpretate in modo diverso, perché cosa vuol dire essere normali? Questi ragazzi hanno agito lucidamente o erano in preda a delle malattie mentali? E tutto questo ovviamente è rilevante a fini giuridici, prima non lo era, quindi è proprio in questo momento, in questo periodo storico, che molti temi anche giuridici vengono alla luce. Si esplora appunto il rapporto personale, i rapporti familiari, le due famiglie non reagiscono allo stesso, le due famiglie dei due assassini non reagiscono allo stesso modo. E quindi è un romanzo veramente molto denso, che può incuriosire per diversi punti di vista. È scritto molto bene, con una prosa lucida e molto profonda, nel senso che cerca veramente di arrivare ai motivi profondi dell'assassinio, e non è facile perché da un lato appunto ci sono gli psicologi che hanno un'interpretazione meccanicistica, diciamo, del comportamento umano e quindi deterministica. Dall'altro ovviamente ci sono le reazioni dell'opinione pubblica, dall'altro ci sono gli assassini stessi che sembrano ogni tanto giocare contro loro stessi, danno delle motivazioni, si contraddicono, si accusano l'un l'altro e quindi è veramente difficile districarsi e capire cosa succeda nella nostra mente. Questo libro non dà delle risposte, ma fornisce tantissime domande che alla fine
un po' il compito dei romanzi che ci vogliono cambiare. Molto bello il punto di vista giornalistico, il punto di vista di questo ragazzo tutto sommato più normale, più semplice, dei due assassini, che però tenta di capire cosa sia scattato in loro e cosa rischi di scattare un po' anche in tutti noi, perché se alla fine questo è un meccanismo psicologico può capitare a tutti, allora cosa ci succederebbe? E niente, anche la ricostruzione dei giorni, del delitto, dei pensieri dei due ragazzi sono molto ben scritti, molto interessanti. Tutta questa premeditazione che in realtà però non era premeditazione perché hanno fatto degli errori veramente banali, ci sono un sacco di cose a cui non hanno pensato. Allora, questi due superuomini sono davvero dei superuomini se poi si fanno incastrare. È lo stesso ragionamento di Raskolnikov, in fondo lui dice che se non riesce a convivere con il suo delitto, allora non è un superuomo. Qua si pone lo stesso problema e anche il problema dell'intelligenza, perché se abbiamo fatto così tanti errori, allora forse non siamo superuomini, allora forse non avevamo il diritto di uccidere a sangue freddo per esperimento. O forse comunque è valsa la pena fare l'esperimento per capire dove ci possiamo spingere. Quindi questa vicenda che sembra semplice, che sembra due ragazzini annoiati che hanno compiuto un delitto tanto per fare, in realtà scatena degli interrogativi molto complessi e molto profondi su tutto. Ed è per questo che io ve lo consiglio veramente in modo caloroso. È ben scritto, è anche avvincente, se vi interessa il diritto, se vi interessa la psicologia, se vi interessano le storie in generale e anche le storie di inchiesta, perché alla fine qui dietro c'è molto del giallo, della ricostruzione, di come i giornalisti arrivano tramite degli indizi alla fine a smascherare i colpevoli, di come anche il narratore ha un ruolo in tutto ciò. C'è anche la trama gialla, diciamo, quindi è veramente un libro molto ricco che io sono sicura vi lascerà soddisfatti. E ho scoperto appunto un bravo scrittore, devo dire anche, quindi sono contenta. Consigliandovi ancora una volta questo libro, io vi saluto e spero di rivedervi. Ciao!